Italia, paese di sole, di mare e di montagne, paese pieno di temperamento, romanticismo e di gastronomia. In nessun posto al mondo l'amore per la cucina è così grande, l'occhio per il design e la bellezza così forte, o la passione per la musica così viva. Antonio Vivaldi, uno dei più grandi componisti italiani, compose nel 1723 un'ode alle quattro stagioni: primavera, estate, autunno, inverno. Ma queste stagioni al giorno d'oggi sono ancora rilevanti? Il clima è cambiato e il nostro pianeta è in subbuglio. Le temperature sono altalenanti e la fauna e flora sono disorientate in tutto il mondo. Quindi è ora che questo famoso ciclo venga attualizzato. Noi vi presentiamo Blurred Season, un'interpretazione dei giorni nostri del capolavoro di Vivaldi. Ci sono quattro gruppi di musicisti proprio come le quattro stagioni. Questi gruppi vengono rappresentati da simboli, semplici gesti che possono essere interpretati a piacere. Ecco qua un esempio. Questo è Giovanni. Giovanni suona la fisarmonica. Sullo schermo appare un simbolo che Giovanni tradurrà in musica. Il simbolo è una tartaruga che significa lentamente. Grazie Giovanni. Per poter adeguare questo sistema a più musicisti abbiamo sviluppato un programma tecnologico. Vediamo come funziona. Lo schermo è diviso in quattro parti. Sopra ci sono gli strumenti. Sotto ogni strumento appaiono i simboli che i musicisti interpreteranno. Qui sentiamo come suonerebbe. Ehi, non è male! Ma come suonerebbe con 25 musicisti tutti insieme su un podio? Venite a scoprirlo il 30 aprile nel Casino Schaumburg a Tomeren. Potrete ballare e lasciarvi andare sul mix di Vivaldi e del DJ Grasshopper. A presto, ciao a tutti! Uomini capaci di resisterci. Ma quale tattica pensate di adottare? Beh, la più classica. Stia a vedere.